Amici, oggi volevo parlarvi della Repubblica Dominicana, di Santo Domingo. Vi si è considerato che sono già da un anno e quattro mesi, vi si è considerato che sono 13 anni che vengo da queste parti, vi si è considerato che ho molta esperienza, sia con le donne, sia per il tipo di vita, sia per tutto. Non sono uno che rimane fermo in un posto, mi muovo parecchio, mi sposto e vado un po' dappertutto, no? Mi faccio adesso un bagno in piscina di mattina e voglio dirvi soltanto che per chi volesse venire da queste parti non è tutto oro quello che luccica. Non pensate che è tutto oro quello che luccica, perché ci sono i pro e i contro in questo paese, no? E quali sono i pro e i contro? I contro sono che se volete fare un permesso, se volete vivere da queste parti, se avete molti soldi, il permesso potete farlo anche subito. Se avete meno soldi, ci vuole più tempo. Se incontrate l'avvocato sbagliato, anche se avete molti soldi, non lo fate subito questo permesso. E quindi non è così facile praticamente riuscire a risolvere per vivere qua, no? Poi l'altro contro, che in molte abitazioni dove si affitta, ti promettono che l'acqua calda c'è, poi alla fine l'acqua calda non c'è. In che senso? O si rompe la bomba, quella lì praticamente che fa passare l'acqua, o che quello che fa scaldare, calentador, quelle cose lì, c'è sempre qualcosa. E allora praticamente cosa dobbiamo fare quando uno arriva qui? Certo che se uno va a un hotel di lusso questo problema non ce l'ha, però se uno affitta una casa che poi ti promettono che funziona e poi non funziona, sono problemi. Noi che qui è un posto caldo, uno si può lavare anche con l'acqua fredda, però a volte capita che ci sono dei momenti che fa frescolino, cioè fa fresco, e allora che succede? Che se mattina presto vuoi farti una doccia fredda è un po' non è il massimo, diciamo. E allora uno che fa? Se ne va al mare, però dopo devi ritornare, devi farti la doccia fredda se non la vuoi fare fredda. Invece uno deve volerla fare fredda quando la vuole fare fredda. Adesso la differenza tra i paesi turistici, come io sono stato, sto a Boca Chica, diciamo, la differenza tra capitale o tutti questi paesini, queste cose, no? Che quando vogliamo andare a comprare, fare la spesa, comprare tipo frutta, queste cose qua, no? Le paghiamo molto di più se siamo una zona turistica, no? Invece se siamo in capitale o siamo al campo, queste cose quasi te le regalano, la frutta costa 3 volte meno, 4 volte meno, e sono anche più grandi, praticamente grandi così. Invece qui sono piccolina la frutta e la paghi di più, e uno si sente preso in giro. Ma non solo qui, succede in tutti i paesini turistici dove arrivano i turisti, no? Troviamo magari un bel mare, però dopo abbiamo questa fregatura. Allora, la fregatura, cosa dobbiamo fare? Bisogna fare una scelta. Se si viene in capitale, il mare c'è, però non è uguale come nei paesini, diciamo, no? E allora, cosa? Se andiamo in città abbiamo più scelta, possiamo comprare più cose, però il mare è diverso, se no dopo ti devi fare il viaggio per andare dove c'è il mare. Per gli affitti, le zone turistiche a volte sono esagerati, possono chiedervi anche $1000, $2000, anche $3000, $500. E uno dice, ma dove sono, scusa? Sono in un paese che la gente non guadagna poco, devo pagare quasi di più dell'Europa. E perché? Perché arrivano questi dell'Europa o dall'America o quello che sia, che investono, costruiscono palazzi di lusso, a volte anche gli stessi domenicani, e poi mettono i prezzi in dollari. E così quando affittano alla gente, sono prezzi cari per i turisti, no? Perché uno del posto a volte, se è uno ricco, se lo può permettere. E ti dà anche fastidio, perché dici, io sono in un posto che qua sto pagando di più che i paesi ricchi, no? E allora diventa un po' difficile su quel punto di vista, tra frutta, tra il mangiare, che anche la carne costicchia abbastanza,
la carne, se non la vai a prendere al campo, se non vai in capitale, la paghi di più, anche qua, perché ci sono quei supermercati, tipo che c'è un supermercato che si chiama Oleo o altri, che le zone turistiche i prezzi sono molto più alti. Ci sono alcune cose che costano uguale, ma la maggior parte delle cose costano di più. Come in questo paese adesso la benzina è arrivata a 290 un gallone, no? È sempre abbastanza cara qui. Rispetto all'Europa è meno cara. Però il problema non è tanto qui, perché se uno qui vuole tenere, per esempio, faccio un esempio, c'è uno scooter, una moto, paghi magari 4 euro all'anno di assicurazione, però dopo non sei coperto se te la rubano, penso. Non è che c'è questa grande copertura, però almeno paghi pochissimo. È una sciocchezza confronto all'Europa o altri paesi. E poi, diciamo, parliamo anche dell'ospedale. Io, anche da turista, poi a volte uno, se succede che deve operarsi o fare qualcosa, può anche andare all'ospedale pubblico. Non è che ti rifiutano, se devi fare un intervento. E l'ospedale pubblico è gratuito. E quindi abbiamo questo vantaggio, che poi uno c'ha il seguro, la cassa malati, quello che sia, dopo può andare ai posti migliori, ma per dire che non è che ti lasciano fuori, come dicono in certi paesi, in Svizzera dicono, se non c'è la cassa malati ti lasciano per strada. Queste sono altre cose che sono inventate dagli stessi svizzeri, non per parlare male, ma io voglio rispondere a loro. È la stessa cosa quando sono stato in Marocco, anche lì era gratuito se uno voleva operarsi per alcune cose. Poi bisogna vedere se non è magari per tutto, però il servizio funziona. Poi passiamo, se uno magari vuole affittarsi un appartamento a basso costo, si può trovare anche a 200 euro o anche a 100 euro. Poi dopo i servizi sono quelli che sono, l'acqua può funzionare o non può funzionare. Comprare una casa qui in Repubblica Dominicana può costare anche 10.000 dollari, come può costare 30, come può costare 100, come può costare 300. Ci sono appartamenti da 300.000 dollari, però dopo devi pagare anche 1.500-2.000 dollari di spese per un residence. Un residence volevo dire, residence qui nell'acqua si sta bene prima mattina tranquillo, perché qui se si va al pomeriggio cominciano con le loro musiche e non finiscono più. Anche se gli chiedi di abbassare o di spegnere, qua fanno finta di non sentire. Per questo mio amico aveva ragione, rispetto a altri paesi, se gli dici qualcosa magari ti ascoltano, qua non ti filano proprio, fanno quello che vogliono, non ti ascoltano. Qui diventa anche difficile dal punto di vista, se uno viene che vuole trovarsi una donna tranquilla, è molto difficile trovare una donna tranquilla, perché qui sono che non ascoltano. Non vogliono ascoltare, sono dominatrici, e essendo dominatrici diventa difficile tutto. Tutto diventa difficile, perché loro si sentono un scalino più su, la maggioranza dell'uomo, e specialmente se viene da un altro paese. Poi vogliono, c'è lo sfruttamento, poi ci sono, ti chiedono qua, ti chiedono là, poi non ti ricambiano come ti devono ricambiare. Quindi io, rispetto ai paesi africani, l'Asia, io preferisco di più quei paesi lì, che su quel punto di vista, rispetto a qua. Anche se qua c'è un bel clima, abbiamo un bel clima tutto l'anno, ci sono anche periodi delle piogge che iniziano verso, forse già da maggio, giugno, un po' dopo la temporata ciclonica, arrivano i cicloni fino a ottobre, fino ad arrivare a novembre, dicembre, a volte inizio dicembre. Che succede? Che può piovere spesso, tipo Londra, c'è sole e poi viene la pioggia, ma il resto tutto l'anno è abbastanza caldo, ma non troppo caldo, arriva fino a, dopo i 30 gradi, non è che arriva a 40 gradi qui, per questo si sta bene su quella cosa lì. A parte riguardo alle scie chimiche che ci sono in Europa, che ci sono in Nuova Zelanda, Australia, America, che c'è una mappa apposta anche che potete vedere, qui non ci sono le scie chimiche, quindi vedete dei cieli stupendi, un cielo stupendo. E allora ci sono i pro e i contro,
Per il mangiare, ripeto, se volete mangiare pollo, carne di manzo, dovete andare a prenderla in campagna o in città, perché nei paesini costicchia. Allora, se dovete mangiare la carne, comprarla costa di più rispetto a lì. E quindi dopo diventa tutto un po' più difficile, perché la spesa può salire, può essere anche un po' cara, se andate a toccare dei prodotti delle multinazionali che importano in tutto il mondo, che hanno dei prezzi più o meno abbastanza. Faccio un esempio: un pacco di cereali dalle multinazionali, non faccio nomi, però può costare anche 270 peso, equivale 4-5 euro, quindi anche non è che tanto a buon mercato qua, però se arriva da fuori ci sono dei prezzi esagerati. A volte, per esempio, come la Nutella, 470 peso, 470 peso la Nutella, anche lì diventa davvero cara, costa 9 euro. Un barattolo di Nutella piccolino. Quindi chi viene qua, dopo ti manca magari i prodotti italiani o qualcosa dall'Europa, la vuoi comprare, dopo ti costa tantissimo e diventa un soffrimento, uno soffre. Però se hai tanti soldi te ne freghi, però fino a che punto? Se cominci a comprare tanti di quei prodotti importati, spendi 4 volte la spesa che in Europa. E quindi non è più un paradiso che costa poco. Certo, uno mangia riso e fagioli, ma loro mangiano riso e fagioli, ma mica uno si stufa a mangiare sempre quelle cose là, no? Una volta mangia la pasta, una volta mangia un po' di tutto, no? Io mangio cereali, pasta, riso, un po' di tutto, carne, pane, formaggio, un po' di tutto, no? Il formaggio, ci sono una ditta che lo fa tipo mozzarella col pane, arriva il pane, a volte arrivano anche il pane quello messicano, le tortillas, che è buono quello lì, faccio i complimenti ai messicani che è veramente buono quel pane lì. Poi c'è quello imitazione, tipo anche quello fatto dai messicani, magari in America è buono anche quello. Però chi volesse venire a vivere qui con la pensione, se ha una pensione bassa, dico, consiglio che avesse almeno più di 1000 euro al mese, perché se ha meno di 1000 euro al mese qui si vive davvero male, eh. A meno che se non va a vivere al campo, allora lì costa tutto di meno e ce la può fare e mangia i prodotti agricoli, non da supermercato, allora sì, ma se no io sconsiglio, su quel punto, se la pensione è troppo bassa. Se volete più tranquillità, andate più in Asia, che è molto meglio, più sicuro, più tranquillo. Qui c'è troppo caos, a volte la musica, sono capaci di metterla anche di notte, non interessa. Sicuramente il clima è il top, quello sì. Ci sono le ragazze, alcune hanno dei bei corpi, però ripeto, è molto difficile dominare una donna di qua, che sono loro che dominano e diventa difficile. E io non voglio fare quello che uno domina o non domina, si può dominare anche in due, ma il problema è che qua è difficile, sono sempre loro che vogliono e diventa difficile tutto queste cose qua. Rispetto ai paesi africani, come ho fatto quel video delle ragazze marocchine, come tutte le ragazze arabe, io dico che sono le migliori. Poi metto le ragazze africane e poi le ragazze asiatiche. Poi io ho avuto 7 anni una russa, va bene anche loro, però come tranquillità metto quelle lì prima. Le ragazze latine da queste parti purtroppo mangiano in un modo molto sbagliato, mangiano molto fritto e allora praticamente si ingrassano mangiando pollo fritto tutti i giorni, patatine, poi molto burro, tante cose, marmellate, tanto alcol, tanta birra, e questo fa ingrassare moltissimo. E quindi io non ci tengono molto alla linea, moltissime,
da quello che vedo, dopo una certa età, puff, via, la salute se ne va. Come io conoscevo una che è morta a 28 anni perché mangiava così male che gli è venuto il cancro. Quindi c'è anche questa cosa qua che volevo dire. Riguardo alla frutta, non troviamo tutto l'anno la frutta agli stessi prezzi, perché io parlo dei posti turistici, poi se andiamo al campo è diverso. Il limone si può trovare meglio a buon prezzo dopo aprile, maggio, fino ad arrivare ottobre, così, novembre. Poi dopo, anche se andate dove fanno i succhi, non lo comprano nemmeno per fare i succhi, quello perché costa, allora non lo trovate facilmente. Quanto riguarda il limone, il mango, periodo più buono, lo troviamo da dopo aprile in poi, anche quello. Riguardo alla frutta, riguardo ai posti molto cari, tra Punta Cana, Bavaro, ci sono molti posti che è caro perché si usa il dollaro, ci sono molti americani, quindi gli americani hanno portato bene, ma secondo me più male, per far aumentare i prezzi, ma non solo, anche gli italiani fanno aumentare i prezzi, comprano le cose, mettono i condomini, fanno dei palazzi, poi aumentano i prezzi e aumenta tutto. Rispetto a tanti anni fa era molto più conveniente, nelle zone turistiche trovavi la frutta a buon mercato, adesso non più. Comunque i pro e contro, Repubblica Dominicana. Per stare tranquillo bisogna muoversi di mattina presto, perché di mattina presto è molto meglio per tutto, per fare i video, per stare rilassati. Di pomeriggio c'è caos, c'è casino. Allora, come divertimenti qui ci sono locali. Il problema è che molti locali qua non ballano, bevono solamente. Io avrei voluto vedere i locali, le ragazze che ballano, le coppie, invece no, qua vediamo cosa? Vediamo gente seduta che beve e si ingrassa, e non è per parlare male, però io quello che ho visto, almeno nella zona turistica di Volca Cicca, non ho visto questi posti che ballano, quello che sia, molto raro, penso in capitale, altri posti sarà di più. Come divertimento non c'è tanto, dopo la pandemia un po' frenato, adesso si sta un po' riattivando, ma hanno tolto tutte le misure, cioè non portano la mascherina, va bene così, perché sennò non si vive più. Intanto come divertimento, posti per fare sport, per andare al mare, andare a correre, andare a ballare, negozi, un po' tutte queste cose qua ci sono. Non è che non pensate di trovare chissà che, no, non è che sono su chissà che cosa. In paesini c'è tutto limitato, se andate in capitale c'è tutto, quindi se volete trovare tutto dovete andare in capitale. E le ragazze, le donne qua hanno sempre figli, 4, 5, 6, 7, due figli già a 18 anni, 20 anni. In Europa non li fanno più, qui ne fanno troppi, e a volte anche con un uomo, con un altro uomo, con un altro, senza sposarsi. Qua si usa dire sposati anche quando non lo è, e a me non piace questo. Qua a volte si usa che le ragazze dicono amore anche a chi non lo è, è antipatica come cosa, preferisco, cioè più serietà nei paesi arabi sicuramente. E quando uno c'ha una ragazza qua bisogna riprenderla, però mi è capitato spesso di vedere questo. Loro saranno abituati così, di dire sposati anche quando non lo è. Ogni paese che vai, usanze che trovi, i pro e i contro, io vi spiego le cose come sono. Se siete molto gelosi non è tanto facile avere una donna qua, perché vi fa geloso ogni secondo e non vi lascia la tranquillità. Ho parlato un po' di tutto, ho spiegato un po' di tutto, va bene. Allora,
Allora, se venite in Repubblica Dominicana, pensate bene, la pace è un po' difficile trovarla, se non andate in luoghi un po' tranquilli dove non c'è molta gente, perché qui quando vuoi stare tranquillo, praticamente anche se glielo dici, fanno finta di non sentire. La maggior parte delle persone sono che non ascoltano e questo rovina il paese, questo modo di fare. Se invece andate nei residence dove c'è l'ordine e non c'è casino, che è controllato su quella cosa là, allora state meglio. Se invece volete davvero stare tranquillo, dovete andare in zone un po' isolate, perché qui non ascoltano in tanti modi. Pomeriggio c'è un caos, sabato la domenica non vi consiglio di andare al mare, perché nelle zone turistiche è affollato, il mare diventa brutto dopo. Praticamente il mare, anche se è bello, diventa brutto. Perché si muovono tutti questi bambini e il mare comincia a muoversi e non si vede più bello trasparente. Se volete stare tranquilli, sabato o domenica non andate al mare. Muovetevi in settimana. Durante sabato o domenica è meglio fare altre cose. Un po' di informazione ve l'ho dati, visto con esperienza qua. Poi quanto riguarda i meccanici, ve li sconsiglio, la maggior parte. Se non avete uno di fiducia vero, perché i meccanici fanno il gioco duro. Perché? Perché se non guardate bene, vi cambiano i pezzi, mi mettono quelli male. Se voi comprate o riparate delle cose, vi rompono anche altre cose. Cambiano i pezzi, mi mettono quelli male. Loro ce li hanno e lo fanno. Io l'ho beccati farlo. Oppure ti staccano dei cavi, che dopo hai problemi, devi tornare là e pagare. Oppure alcune cose non vengono fatte bene, quindi ci vuole un vero meccanico o di fiducia che vi faccia le cose. Quanto riguarda riparare dei telefoni, io ero andato in capitale, era abbastanza professionale, ma la maggior parte dei posti anche lì mi avevano cambiato lo schermo del telefono. Mi ero accorto che dopo non funzionava più bene, appena l'avevo lasciato a loro per riparare un'altra cosa, e mi ero accorto che quel posto mi avevano detto che già parecchia gente ha avuto problemi, e questo è un altro problema che dovete valutare. E qui può succedervi di tutto, che più vi lamentate per i soldi più non vi credono, perché qui vi credono che avete sempre i soldi anche quando non li avete. Questo è il brutto di questo posto, perché in Europa se dite che non avete i soldi più o meno vi possono credere, ma qua veramente non vi credono. Cioè, uno è straniero, per loro sempre c'ha i soldi, e chiedono qui e chiedono là. Io non è che ce l'ho con loro, io faccio beneficenza, aiuto quello che è, però ci sono quelli che se ne approfittano, dietro quella cosa di chiedere ci marciano, poi si vanno a comprare le schifezze, non il mangiare. Quindi valutate bene, vedete chi davvero ha bisogno, se dovete dare date, e se no altrimenti chi va nel vizio ci resta. Con quei viziacci mi manca un po' l'Europa per certe cose, però ho visto che in Europa è andata a finire tutto male, e la Repubblica Dominicana potrebbe essere molto meglio. Però c'è anche il problema dell'elettricità, che qui se ne va, se non state in un posto che è garantito il servizio di elettricità restate come dei polli senza elettricità. E dopo passa tutta la giornata a aspettare se torna l'elettricità, a volte può tornare in 5 minuti, che vi rovina tutto, perché dopo lo scaldabagno funziona con quello, a volte anche l'acqua può non arrivare per colpa di quello. O se avete la piastra elettrica non potete cucinarvi, quindi è un inconveniente brutto, è un contro praticamente. Non è come gli altri paesi che hanno le centrali e la corrente non può mai andare via. Mai. E questo è, valutate bene. Io se tornerei indietro me ne andavo in un paese dove l'elettricità è garantita, che non va mai via. Perché è brutta sta cosa. Però qui è retto bene per tutto. Adesso non abbiamo più
limitazioni, si va in giro senza mascherina, il negozio dappertutto, si sta bene, perché è un paese che è sempre caldo e qui è più difficile che arrivano le cose male. Se arrivano, arrivano leggere. I posti freddi è più a rischio per queste cose. Quindi più o meno ho detto tutto. Ah, volevo dire altre cose. Se dovete comprare delle scarpe, non le comprate dove c'è la zona turistica, perché la zona turistica, perché dovete comprare delle scarpe nella zona turistica, non ve lo consiglio, perché se non è proprio sicuro che le cose sono originali, comprate delle scarpe o delle cose che sono false e si vanno a rompere in poco tempo. In capitale trovate più le cose originali, nei negozi ufficiali, naturalmente, quelli ufficiali, americani, quello che sia, se dovete comprare delle scarpe, vestiti, quello che è, se cercate cose originali, se no, nelle zone turistiche è molto difficile che trovate cose originali, se non è un negozio proprio ufficiale americano o quello ufficiale, e la maggior parte sono cose che compri, fai, io ho comprato e si rompono in poco tempo, o non sono del materiale tipo cotone, quello che è. Sopravvivere senza soldi in Repubblica Dominicana vuol dire stare nelle montagne, a parte che certe montagne qui fa anche freddo, Pico Duarte è freddo, si può vivere di pesca e l'acqua. L'acqua bisogna stare dove ci sono i rio, dove ci sono i fiumi e quello che è. Si può vivere anche così, farsi una capanna e vivere anche così. In un posto caldo si può fare tutto, rispetto a un paese freddo è più difficile. Posto di mare si può fare tutto. Ai sognatori dei Caraibi mi dispiace, ma ci sono i pro e i contro, come in tutti i paesi. È un'altra cosa, qui a volte mi fa arrabbiare, perché parlare con le persone è come non parlare, fanno finta di non sentire, più glielo dici di non fare una cosa più te la fanno. Comunque ho detto tutto, guardate i miei video, fateli girare, ho dato i consigli giusti, come ho detto anche nei video, ci sono paesi migliori di questo, perché l'elettricità è garantita, ci sono molte cose che funzionano meglio, però se ho deciso di venire qua c'era un motivo e adesso chi lo sa dove mi porterà il futuro, non è detto che resterò sempre qua, va bene? Ok? David Lacoste, un abbraccio a tutti. Un saluto a tutti quelli che mi seguono, grazie a tutti che mi seguite i miei video, fateli girare il più possibile. Naturalmente per avere successo, se fossi stato con la cricca, sarebbe, i miei video volavano, ma quando uno non sta con la cricca è così, rimane sempre in basso. Ma io non ho fatto questo tanto per quello, L'ho fatto perché mi piace, ho la passione per questo, far vedere le cose, spiegare le cose alle persone e dire quello che è la verità, soprattutto, perché io non sono pagato per questo, io lo faccio per amore, per voi. Grazie, bye, David Lacoste. Non è tutto oro quello che luccica, per andare alle stelle bisogna passare dalle stalle. C'est la vie, è la vita.